Bene, Anca, buonasera. Anca, mi senti? Buonasera anche a voi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Buonasera. Tutto Anca, tutto bene? bene, grazie. Tu, voi, tutto bene? Tutto bene, mi senti e mi vedi bene? Sì, sento e vedo bene. Perfetto, allora possiamo partire, intanto arriveranno poi anche gli altri. Quindi oggi vediamo la lubrificazione dei motori. Allora, quindi i motori chiaramente, a parte i motori elettrici che non hanno bisogno di lubrificazione perché non hanno degli organi in movimento come i pistoni e i cilindri. Tutti gli altri veicoli, quindi motori termici a gasolio o qualsiasi tipo di alimentazione, gasolio, benzina, metano, GPL, hanno degli organi in movimento che questi organi chiaramente per poter funzionare come tutti i motori d'altronde devono essere lubrificati. L'olio ha lo scopo, oltre di lubrificare, anche di raffreddare in parte. In parte c'è il circuito di raffreddamento, ma il circuito di raffreddamento, poi vedremo, l'acqua o comunque l'antigelo viaggia con delle intercapedine esterne al cilindro, non va a finire dove c'è il cilindro. L'olio invece che è all'interno del cilindro, che quindi crea un velo d'olio tra il pistone e il cilindro, oltre a lubrificare il movimento stesso, ha anche il compito di raffreddarlo in parte, perché sennò l'attrito che genera riscalderebbe troppo. È per questo che io consiglio sempre, anche se siamo al minimo dell'olio del motore, conviene sempre non stare al minimo, perché una quantità minore, anche solo che manca un chilo, vuol dire che il mio motore lavora a delle temperature più elevate, quindi non è ben raffreddato. Quindi conviene sempre avercelo al massimo, o comunque se non proprio al massimo, leggermente sotto. Quindi, come dice qua, la lubrificazione serve a diminuire l'attrito tra gli organi in movimento del motore e ad evitare l'usura, il surriscaldamento, la corrosione ed il grippaggio. Quindi sono tutte chiaramente possibili cause del nostro motore. È chiaro che un motore nuovo non rischia niente, un motore più usato, soprattutto i camion, che arriviamo a dei motori che arrivano a 500.000-600.000 km, è chiaro che l'usura è notevole e quindi una buona lubrificazione mi garantisce sempre un buon funzionamento del mio motore. Il surriscaldamento, vi ho detto, la corrosione anche perché teniamo conto che siamo sempre esternamente, c'è sempre dell'acqua cosa, quindi possiamo essere sempre a contatto un pochettino. E l'olio è un olio lubrificante ed è anticorrosivo. L'olio, ecco, l'olio che si usa adesso, che io consiglio piuttosto che l'olio, perché una volta l'olio era, diciamo, un prodotto del petrolio, quindi era il petrolio stesso facevano l'olio. Adesso invece è tutto sintetico, quindi l'olio sintetico mi garantisce sempre una temperatura ottimale e mi garantisce appunto, evita quello che può essere la corrosione. E il grippaggio, è chiaro che se il mio motore non è lubrificato c'è il rischio che si grippi, perché teniamo conto, il nostro cilindro, se non è ben raffreddato, il nostro pistone tende a dilatarsi un pochettino, ripassa millimetricamente dentro il cilindro, quindi se non è ben raffreddato, quella poca dilatazione fa sì che raschi e quindi grippa. Adesso vediamo tutti quelli che sono gli organi della lubrificazione e come dobbiamo comportarci. Allora, qui abbiamo quello che è una simulazione di quello che è il nostro motore. Quindi, normalmente l'olio, quando siamo fermi, risiede nella parte del nostro motore, che è la coppa dell'olio. Motore come è fatto? La testata, dove ci sono normalmente le valvole, il monoblocco, dove ci sono i cilindri, i corni e i pistoni, e la parte bassa, che è la coppa dell'olio, che ha lo scopo proprio di serbatoio dell'olio. Poi, l'olio, quando metto in moto, tramite una pompa che è collegata direttamente con, potrebbe essere o con degli ingranaggi o se no con una cinghia, mi manda l'olio in pressione,
c'è già, attenzione, ci sono due filtri, un primo filtro qua a rete, piccolino, proprio dentro la coppa, qui c'è la nostra pompa, e un secondo filtro, prima, appena fuori dalla coppa, un filtro che di solito è di carta, che serve a trattenere tutte le impurità più grosse. Una volta che abbia messo in moto, appunto, che la nostra pompa inizia a girare, manda chiaramente l'olio in tutte le superfici esterne, cioè nel motore chiaramente, sia nella parte alta, quindi vedete, il condotto di lubrificazione arriva nella parte alta dove ci sono le valvole, e quindi dove ci sono i valvole di non valvole di trasmissione, valvole a cambio, ok, che deve essere lubrificato. Poi scusate un attimo, un po' di firme. Sono 1, 2, 3, giusto la pagina. Una. Docente. Ah, sono io. Sono sempre io. È il quello del CQC. Ah, quello del CQC. L'avevo messo. Allora, quello sono 1, 2, 3, giusto la pagina. Sì. Per far vedere. L'ho rivisitato, sì, sì, sì. E lo porto. Ok. Per stessa volta. Tieni, tieni. Ok, scusa. Quindi parte alta, poi chiaramente la parte centrale del motore, quindi l'olio entrerà chiaramente per caduta, perché poi dalla parte alta per gravità scende verso il basso, quindi mi lubrifica tutto l'interno dei cilindri e mi lubrifica anche la parte bassa dei miei pistoni, quindi l'albero motore. E in più l'albero motore è cavo e all'interno c'ha dei condotti che mi lubrifica all'interno dell'albero motore. Poi, non solamente tramite la pompa, ma l'albero motore nella sua rotazione va a sbattere nella coppa e quindi anche per sbattimento, a forte velocità, lubrifica, si autolubrifica e lubrifica la parte interna dei cilindri in modo che sia lubrificato completamente. È per quello che dico manteniamo sempre il livello al massimo, perché poi c'è il rischio anche che non riesca a raggiungere, quando il mio albero motore gira, non riesca a raggiungere la parte, diciamo, alta della coppa, ok? Quindi la stina è quella che ci permette di controllare la quantità di olio, quindi la stina, lo sappiamo, comunque è una stina che va a pescare dentro la coppa dell'olio, c'è un'attacca del minimo, un'attacca del massimo, dobbiamo cercare di rimanere sempre più della metà per essere tranquilli. Poi per quanto riguarda invece gli strumenti che io posso controllare, a parte il controllo visivo con la stina, ma soprattutto controllare il livello, controllo di qua, ma eventualmente la caduta di pressione, perché potrebbe esserci, se si accende la spia, che non c'è pressione sufficiente, quindi non può essere, può essere non solamente una mancanza d'olio, ma magari la pompa che non funziona più, magari il filtro dell'olio intasato, che quindi non mi permette di circolare l'olio in tutta la sua completezza. Mi si accende questa spia qua, quindi questa spia qua conviene fermarsi chiaramente, è la prima cosa controllare l'olio se manca e poi andare più presto in un'officina, quindi non viaggiare con questa qui costante, perché potrebbe diminuire la pressione, quindi potrebbe diminuire quella che è la lubrificazione del mio motore stesso. Ecco, poi l'olio, dato che abbiamo detto che serve per raffreddare il nostro motore, seguirà una condotta con un radiatore piccolino, quindi un radiatore dell'olio, perché l'olio chiaramente surriscaldandosi, adesso ormai è tutto sintetico, quindi non è più come una volta, quindi comunque conviene sempre che si raffreddi per avere l'olio stesso che circola una temperatura non troppo alta. Quindi vedi qui per sbattimento, qui c'è il nostro albero motore, per sbattimento mi lubrifica tutta la parte bassa esterna. I condotti invece seguono nella parte alta e poi per gravità qui ci sono il nostro albero a campo, i bilancieri, le nostre valvole, quindi vengono lubrificate chiaramente per gravità l'olio che scende. Quindi la pompa dell'olio in granaggi prende il movimento dall'albero della distribuzione, quindi la pompa dell'olio è proprio vicino all'albero della distribuzione e ad ingranaggi è quello che aspira, diciamo, l'olio dalla coppa e me lo manda in pressione prima di tutto al filtro dell'olio e poi a tutti i dispositivi. L'olio poi, prima di tornare nella coppa, passa dal radiatore per essere raffreddato. Radiatore che è un radiatore tipo quello dell'acqua. Quindi
Precauzioni: se durante la marcia il manometro segnala bassa pressione o si accende la spia della lubrificazione, quindi o c'è la spia questa qui rossa, o c'è proprio il manometro, che comunque il simbolo è sempre lo stesso, quindi vuol dire che c'è una pressione troppo bassa, spegni immediatamente il motore per evitare danni gravi. Le cause quali possono essere? Mancanza di pressione nel circuito della lubrificazione, quindi non c'è poco olio. Guasto nella valvola limitatrice di pressione, filtro cartuccia dell'olio intasato, livello basso non sufficiente dell'olio, necessita rabocco. Guasto della pompa dell'olio, che se è grippata la pompa dell'olio, d'altronde è uno strumento meccanico che quello può gripparsi. Rottura, intasamento delle tubazioni dell'impianto. Certo, si può rompere un tubo, si può intasare e quindi c'è fuoriuscita di olio e chiaramente la pressione dell'olio. È un po' la pressione dell'olio, un po' come la pressione del sangue. Se tutto funziona bene, il cuore pompa il sangue e noi abbiamo la pressione giusta. Se diminuisce, aumenta la pressione perché anche il sangue non circola bene, quindi di conseguenza anche noi stiamo male. Quindi l'analogia del motore con il corpo umano si può anche fare. Quindi, come lo dobbiamo utilizzare? L'olio lubrificante, quindi l'olio della lubrificazione, normalmente è quello consigliato dalla casa costruttrice, ci sono vari tipi d'olio, perché ci sono l'olio per i motori diesel, l'olio per i motori a gas, l'olio per i motori a benzina, l'olio per i motori turbo, che hanno delle caratteristiche specifiche per il funzionamento migliore di quel tipo, quindi di quel tipo di motore. Quindi io controllerò sul libretto uso manutenzione l'effettiva qualità dell'olio che compro e cercherò di comprare quello. Il migliore, per non sbagliarsi, che va bene su tutto, ad esempio è il Castrol, quello senza, va bene sul Castrol, o anche comunque non mi viene in mente, comunque il migliore è Castrol, va bene su tutto. Poi ci sono anche tanti oli. Ad esempio la Fiat solo produce da sola l'olio, non so se c'è ancora, c'è la Carmagnola, un grosso stabilimento che produceva l'olio e lo vendeva anche in giro. C'erano molte case di distributori di carburanti che ci mettevano l'etichetta Esso Fiat, no, proprio le case, e usavano l'olio Fiat perché in effetti era un buon prodotto. Adesso non so se c'è ancora o se è fallita. Comunque, a parte questo, l'olio della lubrificazione deve essere cambiato o raboccato periodicamente in base ai chilometri percorsi e alle indicazioni del costruttore del veicolo indicato sul libretto uso manutenzione. Quindi il libretto uso manutenzione, oltre a dirmi che tipo di olio devo utilizzare, mi dice anche ogni quanti chilometri, perché abbiamo visto, si surriscalda, quindi si deteriora, si consuma anche e quindi perde un pochettino quelle che sono le sue caratteristiche di lubrificazione e di antiossidazione. E di conseguenza, ad esempio, io sulla Polo la cambio ogni 15.000 chilometri, sulla Golf anche ogni 15.000 chilometri. Quando c'avevo l'Opel Corsa era ogni 20.000 chilometri. Quindi dipende un po' dalla casa costruttrice cosa ha stabilito. E conviene farlo, perché un olio troppo vecchio poi perde le sue caratteristiche e quindi non mi lubrifica più tanto bene. Quindi il livello dell'olio va fatto con veicolo in piano, chiaramente veicolo fermo, perché? Perché io devo fare in modo che tutto l'olio sia depositato nella coppa. Quindi non deve essere in movimento, perché se in movimento è chiaro che me lo sbatte da tutte le parti. E quindi quando vado a controllare con la stina non lavora a quantità giusta. Quindi in piano chiaramente, perché sono in salita, magari non ci arriva. In piano chiaramente e col motore fermo almeno da 10 minuti, perché l'olio va a depositarsi tutto nella mia coppa, quindi non ce n'è in circolo, quindi non solamente motore spento, ma spento e fermo. Poi il livello dell'olio va fatto motore spento da parecchio tempo, non raboccare mai con olio diverso, no, mettiamo sempre quello caratteristico che troviamo sul libretto di manutenzione. Vabbè, se vado in officina ci pensano loro, se no in tutti i supermercati ci sono i vari tipi di olio. Io basta che leggo la sigla, cosa c'è scritto, 10W50, comunque c'è una sigla che identifica ogni tipo di olio, diciamo una carta d'identità dell'olio che c'è scritto sul libretto uso manutenzione. Poi al cambio d'olio bene sostituire anche il filtro dell'olio, sì, perché il filtro dell'olio normalmente cosa si dice, ogni due cambi di olio sostituisco anche il filtro, quindi non tutti i cambi dell'olio, ma ogni due cambi d'olio va sostituito anche il filtro normalmente. Quindi ad ogni cambio d'olio è pressing eccessivo. Principale trasformatore dell'olio, quindi quando l'olio vecchio cosa perde? Cambio di viscosità, quindi diventa meno denso, più liquido.
ossidazione, aumento dell'acidità, quindi un po' come l'olio da cucina. Il consumo dell'olio motore aumenta con l'usura delle fasce elastiche, fumo bianco, quindi quando io vedo del fumo bianco che esce dallo scarico, è perché le fasce elastiche, che sono queste qui che ci sono sul pistone, cosa servono queste fasce elastiche? A raschiare l'olio e non permettere che l'olio vada nella camera di combustione, dove avviene lo scoppio della miscela aria-benzina o del gasolio. Se subentra l'olio è perché le fasce elastiche sono consumate, quindi c'è un po' di trafilaggio dell'olio e quindi chiaramente non si brucia completamente e mi esce del fumo bianco. Se esce il fumo nero, invece, è dovuto agli iniettori che gocciolano, quello che abbiamo visto qui l'altro giorno della pompa di iniezione. Il fumo nero è meno pericoloso del fumo bianco. Per il fumo nero è solo questione di iniettori, di cambio e siamo a posto. Qua devo mettere le mani sul motore, quindi è più fastidioso. Poi, gli oli lubrificanti devono avere un'elevata viscosità che deve possibilmente restare costante al variare della temperatura. Olio multigrado, ripeto, ormai l'olio, quello diciamo di sintesi, quello non quello minerale, è quello migliore, perché mantiene sempre le proprie caratteristiche anche quando è vecchio, diciamo. I gradi della viscosità vanno da 5 a 10 per un olio fluido invernale ad un massimo di 50 per l'olio denso estivo. Una volta infatti che non c'erano gli oli sintetici, che c'erano solo quelli minerali, bisognava fare il cambio dell'olio e il cambio della stagione, perché d'inverno si metteva l'indice di viscosità, mi diceva quanto era denso l'olio, un 5-10 e quindi era un olio molto più, chiaramente più fluido, perché per d'inverno si metteva un olio denso, rischiava di grippare, non funzionava bene il motore. D'estate invece dovevo mettere un olio più denso, quindi arrivava anche un 50 l'indice. E quindi era normale, anche se non avevo fatto tutti i chilometri stabiliti, ad ogni cambio di stagione, estate e inverno, cambiare l'olio, proprio perché gli oli c'era quello estivo e quello invernale. Adesso che sono due sintetici non c'è più questa distinzione. Quindi i lubrificanti vengono mescolati con additivi costituiti da sostanze antiruggine, antischiuma e detergenti, quindi non c'è solo olio, ma ci sono tutti questi additivi. Gli oli possono essere vegetali o sintetici. Quelli vegetali sono, diciamo, raffinati dal petrolio. Sintetici invece fanno in laboratorio. I sintetici resistono meglio alle alte temperature e raffreddano meglio i motori. Sono più adatti ai motori sovralimentati. Quindi anche dei mezzi pesanti, che sono motori grossi, conviene mettere quelli sintetici. Ci sono diversi tipi di oli, quindi minerali o sintetici, per i motori a benzina, per i motori a diesel, come ho detto. Ma poi non solamente questi, per i motori turbo, per i motori col gas. Tanti tipi di oli. Allora, quiz, vediamo un po' di quiz. Anca, ci sei sempre? Sì, sì. Ah, pensavo sto seguendo. Pensavo che mi avessi abbandonato. No, no, assolutamente, ci sono. Ok, quindi vediamo un po' di domande che possiamo trovare per quanto riguarda i quiz. Quindi, un impianto di lubrificazione, la pompa pesca l'olio dalla coppa e lo invia tramite apposite scanalature le varie parti in movimento del motore e abbiamo visto ed è vero. La lubrificazione viene garantita dalla presenza di un velo di olio lubrificante tra le superfici, anche questo è vero. L'impianto di lubrificazione può essere del tipo a circolazione forzata oppure a circolazione naturale. No, circolazione naturale non può essere, ci deve essere per forza una pompa che me lo manda in su, perché l'olio per gravità sta in basso, se non c'è qualcosa che me lo manda su non può esserci, quindi non può essere falsa, cioè non può essere vera questa. L'olio motore ha una viscosità che varia in funzione della sua temperatura, sì, varia secondo l'estate e inverno, abbiamo visto quello minerale. In inverno occorre mettere il liquido antigeno nell'olio? No, assolutamente, se non voglio grippare il liquido antigeno lo metto nel radiatore, non lo metto nell'olio. Uno degli scopi dell'impianto di lubrificazione di un motore è quello di contribuire al raffreddamento dei vari organi in movimento e questo l'abbiamo visto, quindi oltre a lubrificarlo lo raffredda anche. Poi il lubrificante protegge dalla corrosione le parti metalliche su cui si deposita, anche questo è vero perché soprattutto l'olio sintetico ha delle particelle proprio per quel tipo di lavoro che deve fare. Altre domande, l'olio motore, la sua viscosità che varia in funzione della sua temperatura, anche questo è vero, abbiamo visto estate e inverno che variava. L'accensione della spia dell'olio sul bruscotto segnala che la pressione dell'olio è insufficiente, sì, quindi non mi segnala che manca olio, lui mi segnala la pressione. Poi
La pressione, una causa, abbiamo visto, può essere anche una quantità d'olio insufficiente. Però la pressione, abbiamo visto, può essere per altri motivi. Quindi la spia segna un calo di pressione. L'accensione della spia dell'olio sul cruscotto del veicolo segnala che si è rabboccato l'olio con un tipo diverso da quello precedentemente utilizzato. È una stupidaggine. Se si accende la spia dell'olio oppure il manometro segna una pressione bassa, la quantità dell'olio presente in circuito potrebbe essere troppo scarsa. Questo è un motivo, vero? La spia luminosa della lubrificazione si accende quando la coppa dell'olio è vuota, è falso, perché lì proprio non si accende più niente se è vuota. Poi, se il motore consuma molto olio, significa che nei cilindri si ha troppa pressione, questa è una stupidaggine, si consuma troppo olio perché c'è qualche perdita. E quindi l'olio non rimane nel motore, ma lo perde per la strada. E quindi si può eventualmente accendere la spia perché c'è un calo di pressione. Il consumo dell'olio motore aumenta con l'usura delle fasce elastiche, sì, perché non tengono più bene bene tra il cilindro ed il pistone, quindi non raschiano. Si chiamano anche fasce raschia olio. Non raschiano, quindi non lo mantengono pulito bene, quindi ci potrebbe essere un travaso di olio dentro la camera di scoppio. Ok, un po' di domande a te. Oltretutto sei da sola oggi. Sono da sola, boh. Anche a divertirti. Vabbè, non esagero, te ne faccio solo un pochettino, dai. Non è che... No, ma va benissimo. Allora, è bene non usare dei motori diesel olio specifico per motori a scoppio e viceversa, è vero? Vero, perché ogni motore c'è il suo olio. Ha il suo olio, ok. Aspetta che mi abbasso qua. Allora, tocca sempre a me, giusto? Sì, ci sono allora. Questi, sì. Allora, se la temperatura dell'aria è molto bassa, è bene aggiungere all'olio di lubrificazione un po' di benzina. Ma allora... No, dai. No. No. No, è falso. Ma io sentivo, non so se è una storia, è vero o è falso, che in un motore, non so se sbaglio, diesel, bisogna ogni tanto aggiungere un po' di benzina? O al contrario? Ma una volta, eventualmente, d'inverno. Perché questo? Perché il motore diesel, adesso ci sono i diesel invernali e non c'è più il problema. Motore diesel creava della paraffina, quindi al motore freddo c'è il rischio che non partisse. Perché sai che il motore diesel, se ti ricordi, non c'è la candela che fa l'accensione. Si accende sì. Perché si scalda l'aria. Quindi esatto. Il motore freddo partivo e magari non c'era sufficiente, cioè era un pochettino più oleoso, più denso e quindi non si accendeva. Allora si metteva eventualmente un pochettino di benzina, ma proprio poco per renderla più fluido. O se no c'era addirittura, vendevano delle bombolette di etere proprio, il gas etere, che quindi sì. Aprivo il filtro dell'aria e ci spruzzavo quello in modo che si bruciava prima il gas, poi una volta che è partito poi si va. Ma è proprio la prima partenza che era difficile. Certo. Okay. Compito della lubrificazione è aumentare l'attrito, altrimenti le parti meccaniche non potrebbero esercitare la loro funzione. Vero? Vero, no, falso. Falso? Perché falso? Non deve aumentare l'attrito, deve diminuire l'attrito. Ah, ecco la parola chiave, diminuire. Se aumenta l'attrito si grippa tutto. Sì. Ok. E perché ci sono le parole, basta una semplice parola. Infatti, quello che dico sempre, anche ai ragazzi che fanno la patente B, leggiamola tutta bene dall'inizio alla fine, soffermandoci magari, non rispondiamo in fretta. E poi ma andiamo... Andiamoci. Ma è vero che anche qua, in questo caso, come la B, quando ci sono quelle domande con la parola chiave sempre, se ti capita, cioè ci sono dei termini... Comunque, sì, non è vero il 100%, perché ci sono delle domande che alcune, però la maggior parte sì. Poi, quando leggiamo la frase... Andiamo a cercare prima cosa il soggetto di tutta la frase. Certo. Il soggetto è la lubrificazione. Cosa fa la lubrificazione? Certo. Quindi pigliamoci pure anche un minuto per rispondere, tanto non abbiamo fretta. Sì. Se il filtro dell'olio è sporco, dal tubo di scarico esce fumo rosastro. Falso. Ok.
L'accensione della spia dell'olio può essere causata dalle tubazioni dell'impianto di lubrificazione rotte o intasate. Aspetta. Sì. Allora, l'accensione della spia dell'olio può essere causata dalle tubazioni dell'impianto... Falso. Vero, perché si accende la spia dell'olio? Calo di pressione. Perché manca... Un calo di pressione perché c'è un tubo che è rotto, quindi l'olio non circola più, o intasate anche. Ok? Ok. Saluto solo Marco un attimo. Sì. Pomeriggio. Ok. Ricordati del corso di rinnovo il 5 marzo. Tanto lo metto io. Ah, buono. Ah, giusto. Sì, sei tu che lo stabilisci. È vero, è vero. È solo che ci metteranno un pochettino lì. Avevo fatto che con Agile l'ultima lezione non ci è funzionato, dovevamo fare il registro dell'emergenza. Ma per il 5 marzo spero che riescano a darceli, caspita. Speriamo, io domani provo anche perché non ci manca. Perché se no poi dopo il 14 iniziamo l'altro corso, è un casino. Lo so, immagino. Quando, stamattina è venuto Simone Capua. Chi è venuto? Simone Capua. Ah, Simone Capuano, sì. E beh, non aveva mai guidato, e quindi... Come uno che non ha mai guidato. Ok, grazie. Ci vediamo domani. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Eccomi anche, scusami. Sì, sì, sono qui. Ecco qua. Allora, una pressione troppo elevata dell'olio di lubrificazione del motore può essere causata dall'usura dell'ingranaggio della pompa dell'olio. Oddio. È una pressione troppo elevata dell'olio? Sì. Quindi si accende... Vero? E quindi se la pompa non funziona sono gli ingranaggi. La pompa ingranaggi non manda l'olio. Vero. È falso? No, falso. Vabbè. Aspetta, perché io me le fotografo le domande con la risposta, perché poi me le vado a ristudiare, a ripassare. Ok. Allora, quando si accende la spia, perché c'è la pressione bassa, non è troppo elevata, ma la pompa quando non funziona non circola più, quindi non c'è più pressione. Quindi è qua l'errore. Ah, ok, ok, ok. Quindi quando è troppo bassa, cioè quando è bassa. Quando la... bassa si accende. Cioè, quando c'è il guasto è perché la pressione è bassa. È bassa, ok. Ok. Allora, il controllo del livello dell'olio motore va sempre fatto a motore spento da parecchi minuti, vero? Questo è vero, perfetto. Il controllo periodico dei livelli dell'olio lubrificante può essere effettuato solo se il veicolo ha la parte interiore più in alto rispetto... Falso, perché deve essere in piano. Esatto. Il manometro posto sul cruscotto indica la quantità di olio contenuto nella coppa. Falso. Perfetto. Se durante la marcia si accende la spia della lubrificazione, significa che la pressione dell'impianto è troppo bassa ed insufficiente a garantire il corretto funzionamento del motore. Questo è vero perché la pressione è bassa. La pressione è bassa, ottimo. Fanno parte degli organi della lubrificazione la coppa dell'olio, il filtro a cartuccia e l'indicatore di pressione. È vero. Beh, c'è una bambina? Ne ho due. Due? Quanti anni hanno? 12 e mezzo e 7. Ah, una è già una signorina, dai, 12 e mezzo. Sì, la grande è femmina e il piccolo è maschio. Ah, un maschietto, va bene. Sì. La spia della pressione dell'olio posta sul cruscotto, se accesa, indica sempre un basso livello dell'olio motore. Allora, aspetta, perché qua indica sempre un basso livello... Sì, vero. Attenzione, sempre. Perché sempre, ecco, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo che era quella la parola che non andava. Ma guarda, l'importante è che se sbagli adesso è buono, perché poi ti rimangono... No, no, ma sì, sì, ma no, ma infatti io sono ben contenta che faccio i quiz e anche quelli che sbaglio, perché poi riguardandoli li riconosco e so l'errore fatto, ecco. Ma poi ti ricapita una seconda volta, vedi che non lo sbagli più. È vero, 99 su 100 non lo sbagli più. Ok. Quando la pressione dell'olio è insufficiente, è necessario fermare il motore per evitare danni a varie parti del motore, vero? Ok. Il controllo periodico del livello dell'olio lubrificante può essere effettuato solo presso un'officina specializzata. Falso. Ah, questo lo posso fare io, questa è un'operazione, esatto. Posso farla tranquillamente io.
Il livello dell'olio lubrificante del motore si controlla grazie a un manometro installato sul cruscotto del veicolo. La pressione, non la pressione, mi pare del livello. Il livello, cioè la stecchetta. Esatto. Quindi falso. Falso, ok. Allora, uno degli scopi dell'impianto di lubrificazione di un motore è quello di ridurre l'usura degli organi in movimento all'interno del motore. Vero. Certo. La cartuccia del filtro dell'olio va sostituita solo quando si accende la spia rossa sul cruscotto. Falso. Falso, perfetto. Se dal tubo di scarico di un motore diesel esce fumo chiaro, ciò può significare che il motore brucia olio che è trafilato nei cilindri. Vero. Perfetto. L'accensione della spia dell'olio sul cruscotto del veicolo segnala che si è rabboccato l'olio con un tipo diverso da quello precedentemente utilizzato. Falso. Falso, no, non ti segnala questo, dai. No. Cioè, no, beh, non sì, riesci a capire se hai messo Castrol piuttosto che sì, Barda. Sì, esatto. L'altra marca dell'olio che dicevo, Castrol oppure Barda, che sono i migliori. Ok. A differenza di quello di lubrificazione del motore, l'olio del cambio non si sostituisce mai perché non è soggetto a forte riscaldamento. Falso, perché è mai... Esatto, mai, e poi soprattutto anche perché, chiaro, non si scalda come l'olio del motore, però anche questo certo. È soggetto a usura, sono sempre degli oli di riscaldamento. Ok. Per raffreddare l'olio motore... Una volta una valvola di intercettazione lo fa passare nel radiatore dell'acqua quando supera i 120 gradi. Allora, per raffreddare l'olio motore... Bene. Per raffreddare l'olio motore, una valvola di intercettazione lo fa passare... Falso. Falso, non passa nel radiatore dell'acqua, No. Ok. Se dal tubo di scarico di un motore diesel esce fumo nero, significa che sta bruciando olio, è vero? Falso. Ah, allora, perché iniettori, falso? Iniettori, gasolio. Se sta bruciando olio è bianco. Ah, ecco. Ok. E quando esce il fumo nero, che l'hai detto poco fa, vuol dire che è andato a finire l'olio? Esatto. E quindi il gasolio che non viene bruciato completamente. Ah, ecco. Ok. Una delle principali trasformazioni che subiscono gli oli lubrificanti durante l'uso è l'aumento di salinità. Falso. Falso. Eventualmente acidità, ma non salinità. Esatto, non salinità. Ok. Uno degli scopi dell'impianto di lubrificazione di un motore è quello di interporre un velo d'olio tra le parti del motore e le parti in movimento. Vero? Certo, bene. L'olio lubrificante del cambio di velocità deve venire periodicamente sostituito, vero? Sì, ha una scadenza più lunga, però anche lui... Certo, però va cambiato. Esatto, della casa costruttrice. L'olio della lubrificazione deve essere cambiato periodicamente in base ai chilometri percorsi e alle indicazioni, vero? Ok, ancora un paio e poi andiamo avanti con il raffreddamento del motore. Ok, l'impianto di lubrificazione è utile per evitare il blocco degli iniettori intasati. Vero. Falso. L'iniettore mi lubrifica il motore. L'iniettore è quello della pompa di iniezione col gasolio. Ah, ok. Ecco lì. Sì. Scopo della lubrificazione è quello di evitare l'eccessivo attrito di alcune parti del motore che si muovono a contatto tra loro. Falso. Vero, attrito, parte del motore, pistone dentro i cilindri, si muovono a contatto. Sì, cioè... ma che si muovono a contatto tra loro, sembra sì, che... Pochissimo. Cioè, se non metti l'olio... Perché tra il pistone e il cilindro, l'olio fa proprio un velo di olio sottilissimo, quindi evita il contatto, perché guarda che sono neanche dei millimetri, dei micron. Tra il cilindro e il pistone, e quasi sembra che tocchi, giusto quel velo d'olio qui che evita il contatto. Ah, ok. L'olio della lubrificazione di un motore diesel deve essere sostituito solo quando è diventato molto scuro. Falso. Falso, perfetto. Dai, ancora un paio. Allora, è consigliabile sostituire l'olio per la lubrificazione del motore secondo le tempistiche e percorrenze raccomandate dal costruttore del motore stesso. Vero. Ok, ancora una. È necessario controllare periodicamente il livello dell'olio tramite l'apposita asta graduata, ma non prima di aver lasciato il motore acceso?
Falso. Falso, perfetto. E il motore deve essere spento. Esatto, deve essere spento. Va bene, andiamo avanti. Ok. Passiamo. Spengo il disattivo l'audio, il microfono, così. Va bene, va bene. Allora, oltre a essere lubrificati i motori, devono essere anche raffreddati, chiaramente, perché sennò gripperebbero anche qui. Quindi lo scopo dell'impianto di raffreddamento è di evitare che le parti del motore a contatto con i gas sbucciati si scaldino troppo. Tieni conto che un motore, soprattutto un motore diesel, al suo interno arriva anche a 800-900 gradi. E quindi è chiaro che dobbiamo raffreddarlo proprio per evitare che vada effettivamente a scaldarsi, quindi dilatarsi troppo i materiali. In un impianto di raffreddamento liquido, allora stiamo parlando di antigelo, ok? O parafrutto. Non si mette l'acqua perché l'acqua chiaramente mi bolle a 100 gradi e quindi dobbiamo evitare, perché se il motore arriva già a quella temperatura lì, dobbiamo cercare di avere un liquido che arrivi a 120-130 gradi. E poi l'acqua a 0 gradi mi gela e quindi mi ghiaccerebbe, chiaramente l'acqua dentro il motore stesso aumenta di volume e mi fa saltare tutte le tubature. Quindi l'antigelo, quando io avevo fatto il campo in Norvegia, credo da militare, che avevo fatto un campo in Norvegia a febbraio, che praticamente tenevamo i motori del camion accesi giorno e notte, se no non partivano più perché eravamo a 40 km del circumpolare artico, quindi non dico che eravamo meno 20, ma quasi, sì, meno 20 ci arrivavamo. E di conseguenza lì dentro il motore avevamo messo l'antigelo puro, perché doveva arrivare anche fino a meno 40. Qua da noi che non arriviamo a quelle temperature è miscelato con l'acqua, quindi quando c'è buona parte ci sarà un 30% di antigelo e il restante è acqua, ok? Quindi a seconda di dove sono lo metto più denso o meno denso. Comunque tanto qua vendono un antigelo per queste temperature qua, quindi quello Sì, è comunque. chiaro. Quindi in un pianto di raffreddamento liquido si scalda circolando nell'intercapete nel ricavare. Ah no, scusa un attimo, ci ho saltato qualche cosa. Lo rilego da capo. Lo scopo dell'impianto di raffreddamento è evitare che le parti del motore a contatto con i gas bruciati si scaldino troppo. In un impianto di raffreddamento a liquido, ecco rimasto qua, il liquido si riscalda circolando nell'intercapete ricavate nel monoblocco e nella testata intorno ai cilindri. E si raffredda nel radiatore. Adesso vediamo quindi l'acqua, chiaramente, o il liquido. Adesso io parlo di acqua, ma si intende sempre l'antigelo, eh? L'acqua perché Certo. mi viene più facile, perché il liquido, l'acqua mi viene più facile. Chiaramente passa dentro all'esterno, quindi ci sono tra un cilindro e l'altro, ci sono delle intercapelle, dei condotti dove, diciamo, forzatamente, perché c'è una pompa che me la manda in circolo, circola questo liquido. Quindi tutti i cilindri, diciamo, tra un cilindro e l'altro e al di fuori proprio della loro camicia hanno questi condotti d'acqua dove circola l'acqua in pressione chiaramente per continuare a raffreddarlo in continuazione finché il motore è acceso. Ora vediamo gli oli di raffreddamento, il liquido di raffreddamento e il raffreddamento d'aria che sono dei motori, soprattutto quelli delle moto che sono raffreddati d'aria. Allora, l'impianto di raffreddamento, praticamente lo scopo è di evitare che le parti del motore si scalda eccessivamente, in particolare quelle a contatto con i gas bruciati. Quali sono quelle a contatto con i gas bruciati? Praticamente il nostro pistone, il nostro cilindro, la camera di combustione, dove sono le valvole e dove esternamente, proprio il cilindro, circolerà la quantità maggiore di liquido. Quindi il liquido cosa succede? Nella sua circolazione, il liquido, perché abbiamo una pompa che me lo manda in pressione, adesso qui. No, non c'è. Comunque, ritorniamo sulla. Ah, non me lo fa vedere, peccato. Torno un attimo indietro, eh. Sì. Perché purtroppo qua non me lo fa vedere. Vabbè, allora, vedi tutti questi tubicini qua azzurri? Ok. E dove passa? Quindi qui c'è l'albero a camma e tutto. E dove passa tutto? Non dentro ai pistoni, ma è dove Sì. passa tutta la lubrificazione per raffreddarmelo. Ok. Ok? Quindi è tutto esterno.
Come funziona? Vado di nuovo di là. Allora, il liquido dove rimane normalmente quando sono fermo? Vabbè, tutti i tubi sono pieni. E comunque c'è il nostro serbatoio del liquido, quello trasparente, che è un vaso d'espansione dove io faccio il rabbocco. Ok? Sì. E quello quando alzo il cofano nelle macchine è la stessa cosa. Quindi okay. Abbiamo anche qui una pompa, perché ci deve essere una pompa elettrica che me lo manda in circolo, perché sennò il liquido sarebbe lì e non avrebbe la forza da solo di spostarsi. Quindi me lo manda in circolo in tutti quei condotti lì. Allora, una volta che il liquido che ha fatto il suo ciclo all'interno del motore, chiaramente ha assorbito calore e quindi per poter continuare a funzionare bene deve essere raffreddato. Per poterlo raffreddare viene mandato sul radiatore, che il radiatore è quello posto davanti, che ha una superficie ben ampia, e il liquido viene praticamente, qua c'è tutte, non so se hai mai visto un radiatore, è fatto tutto a nido d'ape. Proprio per sì. Esatto. E l'acqua praticamente tramite delle serpentine, una sopra l'altra, praticamente va a contatto di questa superficie esterna che con l'avanzamento chiaramente dell'aria stessa me la raffredda. Una volta che è raffreddato ritorna nella parte bassa, perché l'olio quando si scalda chiaramente va nella parte alta. Certo. La circolazione diciamo che è in parte un po' forzata. Poi vedremo, ci sono dei dispositivi per fare in modo che adesso li vediamo, quando ad esempio il ventilatore, quando sono fermo, che il mio motore non va avanti, c'è un ventilatore che mi raffredda l'acqua, cioè con l'olio, mi raffredda l'acqua. Quindi, sì. Allora, il liquido si riscalda circolando nelle intercapedine ricavate nel monoblocco e nella testata intorno ai cilindri e cede il calore sottratto al motore nell'atmosfera tramite il radiatore. Il radiatore è uno scambiatore di calore liquido-aria. Prende aria e chiaramente scambia il proprio calore dell'aria, raffredda il liquido. Il circuito di raffreddamento è costituito in modo tale che la temperatura dell'acqua del circuito può anche essere più alta di 100 gradi. Infatti si mette a punto l'antigelo perché ha una temperatura che arriva anche a 120 gradi. E quindi abbiamo la certezza che anche se arriva, non va a bollire come l'acqua della pasta che bolle a 100 gradi. Okay. Quando supera la temperatura, quindi questa spia qui non mi dice che c'è poco liquido, c'è poco antigelo, ma mi dice che la temperatura, attenzione, sta superando i 120 gradi, quindi normalmente teniamo conto che un motore normalmente lavora sui 90 gradi. Quando supera i 90 gradi è perché si accende già la spia, siamo già in situazione di pericolo, perché potrebbe effettivamente esserci una perdita. Potrebbe esserci una quantità di liquido insufficiente, potrebbe esserci la mia pompa che ho mandato in circolo che si è intasata, si è rotta. E quindi chiaramente continua a circolare sempre, o comunque non circola più, continua a circolare e dopo un po' si surriscalda, perché il motore continua a scaldarsi. Quindi certo. Si accende questa spia, questa, o il manometro va oltre i 90 gradi perché non abbiamo più il raffreddamento, la circolazione del nostro liquido. Ma può essere che la temperatura sul manometro indica oltre i 90 gradi, ma la spia non si accende? No, assolutamente. Okay. Quando si accende la spia è perché senz'altro siamo oltre i 90 gradi. Ok, infatti. Allora, gli organi di raffreddamento quali sono? Vabbè, il radiatore, che è quello posto proprio su davanti, che è quello che cattura l'aria e me la convoglia nella parte, cattura l'aria dall'esterno, e me la convoglia nell'interno, ci sono tutte le serpentine dell'acqua, e fa sì che l'acqua poi, passando dall'alto verso il basso, per le serpentine, sì. Arriva sotto che si è raffreddata. Elettroventilatore, quindi l'elettroventilatore è quello che subito dietro il radiatore, abbiamo detto, entra in funzione, ad esempio, quando sono d'estate, che la temperatura è più alta, quindi nell'eventualità che sono in coda, che sono in salita, devo fare in modo che comunque ci sia circolazione dell'aria. L'elettroventilatore funziona al contrario. Un ventilatore cosa fa? Gira e ti manda aria addosso. L'elettroventilatore invece gira al contrario, perché deve prendere l'aria dall'esterno
e farla passare attraverso un ventilatore, quindi gira verso, diciamo, il contrario, in modo che catturi dell'aria dall'esterno e me la faccia passare dal radiatore perché non ci stiamo muovendo. Poi la mia pompa dell'acqua, che è quella che mi manda, che è elettrica, anche in questo caso, no, elettrica, sì, è comandata più che altro dall'albero motore, quindi c'è una cinghia. Quindi se si accende la spia potrebbe esserci anche la cinghia che si è rotta. Poi una valvola termostatica. La valvola termostatica cosa serve? Quando io a motore freddo parto, chiaramente il liquido è freddo. Certo. Per evitare che ci sia subito uno scambio di liquido che mi vada subito in avanti, questa valvola mi rimane chiusa finché il liquido dentro il motore stesso, quindi continua a circolare solo il liquido, perché questa è posta a valle del mio motore, continua a circolare solo il liquido che in quel momento lì nel motore. Quando quel liquido lì arriva a 90 gradi, per evitare che surriscaldi, questa valvola è tarata su 90 gradi, si apre e fa in modo che il liquido che circola intorno al motore vada verso il radiatore. Ok? Quindi okay. Ha proprio la termostatica, perché funziona proprio sulla temperatura. Poi il vaso d'espansione, che è quello che serve, uno per controllare la quantità e per abboccare, ma soprattutto si chiama l'espansione perché nell'eventualità che io sono arrivato a una temperatura più alta, il liquido chiaramente si dilata, cioè aumenta il suo volume. E quindi se non ci fosse questo sfogo qua, potrebbe farmi saltare una tubazione, una guarnizione potrebbe saltare. Invece questo spazio che c'è, infatti io non lo devo riempire fino al massimo, devo più o meno lo riempio fino a metà, devo lasciare questo vuoto. Spazio. Esatto, spazio per liquido, se si espande che così, e poi il tappo, c'è anche una valvola sopra che quindi fa uscire eventualmente il vapore eccessivo. Okay. Poi tutti i manicotti, quindi tutte le tubazioni che chiaramente hanno le loro fascette che sono chiaramente chiuse, dove ci sono i condotti per arrivare al radiatore, arrivare ai vari elementi. La nostra spia rossa, che è quella della temperatura, che io ai ragazzi che prima la patente B dico, questa qui è la spia, perché per ricordarsi, quando faccio le domande, quella della barca vera, perché con un po' di fantasia c'è l'acqua, può sembrare una barca vera. Poi il termometro stesso, che è quello che entra in funzione quando supera i 90 gradi, e quindi oltre ad esserci la spia, c'è la lancetta che mi indica la temperatura. Il monoblocco è la parte dove ci sono i cilindri che corrono il motore, quindi l'acqua, il liquido, corre tutto quel mezzo. Vedi tutti questi buchini qua che ci sono? Sì. Sono tutti condotti dove passa il liquido. Idem la testata invece nella parte alta dove ci sono le valvole e c'è l'albero a cam. Quindi anche tutta questa parte qua, oltre ad essere lubrificata chiaramente per evitare il crippaggio, è anche raffreddata. Ok. Quindi il liquido di raffreddamento deve avere una bassa temperatura di congelamento. Abbiamo detto arriva a seconda di dove lo faccio, può arrivare anche a meno 40. Un'alta temperatura di ebollizione, quindi arriva a bollire oltre i 120 gradi. Teniamo conto che quando già arriviamo a 90, il nostro motore già segnala la temperatura che è troppo alta, superiore a 90. 90 è la sua temperatura di funzionamento ideale. Okay. E chiaramente proprietà anticorrosive, quindi il liquido è chiaro, se ci fosse solamente acqua, l'acqua tenderebbe a creare ruggine, e quindi è per quello anche che non si usa solamente acqua. Quindi il liquido ha anche questa proprietà qua. Nei mesi freddi aggiungere anticongelante nel circuito di raffreddamento, vabbè, nei mesi freddi è chiaro, io normalmente lo compro già miscelato e non ci sono problemi. Poi un'alta temperatura di ebollizione, oltre 100 gradi, abbiamo detto che arriva fino a 120, un bassa temperatura di congelamento, meno di 0, meno 30, meno 40, meno 20, dove lo uso. Okay. Liquido di raffreddamento può essere sostituito con acqua in caso, urgente necessità, si accende la spia, mi fermo, vedo che manca dell'acqua perché dalla vaschetta ne manca, per necessità, ma solo per necessità, ci pio una bottiglia d'acqua e ce la metto dentro, proprio per arrivare a un'officina, perché sennò... perché magari c'è una tubazione che perde o la pompa che non funziona, se c'è la pompa che non funziona posso fare poco,
solamente nel caso, perché se non funziona la pompa non circola l'acqua, quindi posso aggiungere finché ne voglio, non succede niente. Certo. Nel caso che ci sia una perdita, che quindi c'è un manicotto che si è deteriorato, il radiatore che si è bucato, a quel punto lì, pur di arrivare in un'officina, ci metto l'acqua. Tanto in ogni caso, poi in officina mi devono svuotare tutto il circuito, quindi l'acqua che ci metto non è che stagna lì, viene poi buttata via. Poi un eccesso di scaldamento può dipendere, valvola termostatica non funzionante. La valvola termostatica è quella che entra in funzione quando da motore freddo, quando ha superato i 90 gradi. Se intasata, è un organo meccanico, si può intasare, quindi non funziona, non mi fa circolare l'acqua. Il termostato guasto, il termostato è quello che mi fa accendere la spia, che è collegato, tra parentesi, che mi sono dimenticato di dire. Il termostato, la valvola, il ventilatore entra in funzione quando il termostato segnala una temperatura eccessiva, che quindi il radiatore non ce la fa più a funzionare perché siamo in salita d'estate. Quindi questo termostato qua è tarato anche lì oltre 90 gradi e mi fa partire la valvola, il ventilatore. A volte può succedere anche, se non c'è mai fatto caso, soprattutto sulle auto, capita che quando io spengo il motore parte il ventilatore, proprio per perché spegnendo il motore chiaramente non c'è più circolazione, quindi per evitare che si fermi. Ma questo nelle macchine un po' più vecchie? Sì, nelle macchine più vecchie, sì. Proprio per raffreddare ulteriormente quello che era il liquido. Ok. Poi, l'elettroventola guasta, anche questa. È comandata da una cinghia anche questa. Quindi si guasta questa, sì. Saluti. Non gira più, quindi non mi può raffreddare. Cinghia della pompa o ventilatore orientato rotta. Quindi sono cinghie elastiche, quindi si possono rompere anche qui. Vedi qui, fa vedere che è collegata direttamente, qua c'è l'albero motore, tramite la cinghia è collegata sia la pompa dell'acqua, quella che manda in circolo l'acqua, e sia la mia ventola. Si rompe, tanti saluti. Sì. Radiatore intasato all'interno o sporco o incrostato all'esterno, anche esternamente, soprattutto i veicoli che lavorano in cava, che lavorano a contatto con terra, sabbia, polvere, davanti si può sporcare, quindi mi intasano praticamente gli alveoli, mi intasano quelli di rodape e quindi non raffredda più. Cattiva lubrificazione, in questo caso sì, perché abbiamo detto anche la lubrificazione serve per raffreddare il motore, quindi oltre ad accendersi la spia della pressione si può accendere anche questo, perché questo bisogna una temperatura eccessiva. Poi scarsità di liquido refrigerante nel serbatoio, questa è la cosa meno gravosa, perché se ne manca raggiungo e siamo a posto. E certo, quando ci sono delle altre anomalie che diventa difficoltoso proseguire il viaggio. Poi, per quanto riguarda invece alcuni motori che sono raffreddati ad aria, non hanno il radiatore, non hanno tutto il circuito, quali sono? I motori delle moto, cosa c'hanno? Intorno al cilindro praticamente gli viene realizzato una camicia ad alette. Vedi che sono tutte alettate. Quindi in velocità l'aria praticamente scorre su queste alette e mi raffreddano il cilindro. Però dove siamo? Ritroviamo, c'era allora sulla Panda 30, non so se te la ricordi, proprio. No. Stiamo parlando, ma tu sei giovane. Stiamo parlando di macchine di 40 anni fa. Alcuni tipi di Porsche ancora adesso sono raffreddati ad aria, non sono raffreddati a liquido. Comunque, la maggior parte delle moto, soprattutto da motocross o cosa, hanno proprio solamente tanto il cilindro riesposto, non è chiuso in un cofano, quindi aria ne fanno. E di solito sono anche più leggeri, perché tutto l'impianto, radiatore, incubazioni e tutto, invece così sono più leggeri. Quindi le moto, soprattutto, chiaramente le moto che hanno il motore frontale a vista, quindi anche se sono bicilindri che hanno il motore a biche in avanti, le moto che hanno il motore con i cilindri posti uno dietro l'altro devono essere raffreddati a liquido, perché sennò il cilindro dietro non piglia troppa aria. Quelli certo hanno la possibilità di prendere l'aria, allora si usa il raffreddamento ad aria. Ok, qualche domanda veloce e poi ti lascio. Sì. Il raffreddamento del motore evita che una temperatura eccessiva elevata danneggi le varie parti del motore, è vero? Ok.
L'elettroventilatore dell'impianto di raffreddamento è dotato di sistema di innesto elettromagnetico comandato da un interruttore termostatico. Vero? Sì, perfetto. La valvola termostatica si chiama, mi permette di far funzionare l'elettroventilatore. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, ciò può dipendere dall'elettrovento la guasta. Vero? Brava. Il ventilatore dell'impianto di raffreddamento non può entrare in funzione se la temperatura dell'area esterna è inferiore a 0 gradi. Allora, il ventilatore dell'impianto è falso? È falso, perché anche se deve... vedo che io sto viaggiando, esatto. È chiaro che entra in funzione. Okay. Il motore scalda sempre. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, ciò può dipendere da scarsità di liquido refrigerante nel serbatoio, vero? Sì. Nei climi freddi è indispensabile mettere l'anticongelante nel circuito di raffreddamento, vero? Ok. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, ciò dipende esclusivamente dalla condotta, falso. Bene. Il liquido dell'impianto di raffreddamento ha una temperatura di ebollizione oltre i 100 e una bassa temperatura di congelamento meno, vero? Ok. Nei veicoli pesanti la temperatura del liquido refrigerante non deve mai superare gli 80, falso. Bravissima. Il surriscaldamento del motore ha come principale effetto quello di aumentare i consumi di carburante, falso. Bene. Negli impianti di raffreddamento dei veicoli moderni non è consentito utilizzare l'acqua in sostituzione del liquido refrigerante. Perché questo è trabocchetto. Negli impianti di raffreddamento dei veicoli è falso. È falso, perché in caso di necessità, già tanto... Esatto. Quando il ventilatore dell'impianto di raffreddamento viene attivato, si disattiva contemporaneamente il compressore dell'impianto di condizionamento dell'aria, falso. Ok. Il liquido dell'impianto di raffreddamento può essere sostituito con acqua in caso di urgente necessità, vero? Ok, ancora un paio. Quando la temperatura del liquido del raffreddamento è troppo elevata, si spegne la spia luminosa, è falso. È falso perché si accende. Perché si accende. Ok. Gli organi di raffreddamento dei motori a scoppio e diesel hanno lo scopo di evitare che le parti del motore si riscaldino eccessivamente, vero? Ok. Il radiatore serve a smaltire, grazie al passaggio forzato di aria, il calore in eccesso prodotto dal funzionamento. È falso. Vero, È forzato di vero? aria, il radiatore piglia l'aria dall'esterno e me la manda verso l'interno. Ah, ok. Ti ricordi, sì. Sì. Ok. Allora, il termostato dell'impianto di raffreddamento può essere attivato dal conducente per mezzo falso. Ok, ancora una, dai. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, allora se la temperatura ciò può dipendere dalla cinghia, vero? Ok, va bene. Se lo vuoi rivedere, l'ho registrato, puoi andare su YouTube se lo vuoi rivedere, ma tanto No, vedo. no, no, ma io, a parte che quelle che ho sbagliato, adesso l'ultima, me la ricordo benissimo, ma in quanto ho capito un po' meglio l'argomento, l'altro, mi ero persa su qualche pezzo, ma me li vado a riguardare perché ho fotografato appunto gli errori che ho fatto. Ok, poi Quindi... comunque venerdì io mando dei quiz relativi agli argomenti che abbiamo fatto, per cui manderò dei quiz. Ok, Fino adesso ho ok. fatto la... Allora, io la scorsa, cos'è, scorso weekend non ho fatto i quiz perché riguardavano degli argomenti che io non Hai fatto bene, sapevo proprio da dove cominciare, hai cosa fatto bene. No, hai fatto bene, fare. Va bene, ma quindi questa settimana non si fa più lezione? Sì, no, si fa lezione. No, no, dicevo, di solito io al venerdì mando i quiz per quegli Ok. argomenti che abbiamo fatto la settimana. Quindi Ok. domani ci vediamo. Ok? Va bene, Poi, grazie se ci fosse qualche cosa come ieri, che combinazione sono stato io un pistola, mando un avviso se mille. non Sì, faccio. va bene, Ok? Va va bene. bene. Ok. Grazie, buona Grazie. serata. Buona serata anche a te. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.